Grazie Presidente. Questa è una mozione che è stata depositata prima dell'inizio dell'attuale emergenza e che però risulta essere attuale ed utile anche in considerazione delle nuove condizioni che caratterizzano, che caratterizzeranno le attività sportive quando si potranno riprendere le attività. E facciamo riferimento ai 167 impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale, di cui 22 sono attualmente chiusi, di cui circa 90 hanno delle concessioni che sono attualmente scadute e quindi andranno rinnovate. L'amministrazione ha emanato alcuni bandi, 9 in particolare. Alcuni sono andati molto bene in termini di partecipazione, hanno visto 10, 15 partecipanti, altri sono andati meno bene. E tornando proprio anche all'attualità, quindi all'emergenza che abbiamo vissuto e che ci ha portato a effettuare un lavoro di stima dell'impatto economico che ha avuto l'attuale chiusura delle strutture per tutte le attività che si svolgono negli impianti, quindi per quanto riguarda, ecco, tutte le attività che coinvolgono circa 10.000 famiglie romane e che hanno appunto portato ad evidenziare che delle stesse strutture possono avere caratteristiche molto diverse, stesse strutture nel senso di stesso tipo di impianti, una stessa piscina, quindi gestita nella stessa maniera, può avere un valore molto diverso a seconda del contesto sociale nel quale è inserito, a seconda del tipo di utenza che serve. Per di più, una struttura come ad esempio una palestra può essere utilizzata per alcune discipline sportive, ad esempio la scherma, ad esempio gli sport da combattimento. Richiedono l'utilizzo di ampi spazi, richiedono l'utilizzo di istruttori dedicati e viceversa possono essere utilizzate per attività più intense, come ad esempio il fitness, che ovviamente hanno un valore economico diverso. Ecco, quello che chiediamo con questa mozione è che si diano indicazioni specifiche su quali vogliono essere gli obiettivi perseguiti tramite il servizio sportivo offerto dalle strutture di proprietà di Roma Capitale. E quindi sulla base di questa indicazione andare a determinare poi il valore della pensione, che è uno degli elementi fondamentali degli enti pubblici che devono essere inseriti, quindi appunto all'interno dei bandi per poter affidare le strutture, in modo che si perseguano, ecco, gli obiettivi pubblici che non sono ovviamente coincidenti in maniera esatta con una massimizzazione del valore economico delle attività. Grazie.